l'amministrazione di Teramo appoggia Luciano D'Amico, tutta, quindi tutta la coalizione, che crea una corrispondenza netta, chiara, tra quella che è l'esperienza di Teramo e quindi le forze di maggioranza che sostengono ovviamente l'amministrazione a Teramo e il percorso di coalizione che Luciano D'Amico ha costruito. Con il gruppo di azione che ha fatto dei passi avanti, passando al gruppo misto con la figura di Alessio Di Egidio, c'è un dialogo, un'interlocuzione, ma Azione al momento è ancora una forza che è all'opposizione al Comune di Teramo. Speriamo che si possa aprire questo confronto, perché su questo sono sempre stato chiaro e sempre sarò chiaro. Io chiedo corrispondenza, coerenza e non ambiguità nelle forze di coalizione. Non si può stare in regione da una parte, in provincia da una parte, al comune capoluogo dall'altra. Quindi c'è un percorso che è iniziato, che proseguirà, e quindi non è un fatto legato alla candidatura di Valdo, al quale va ovviamente tutta la vicinanza, non solo mia, ma di tutto il percorso anche amministrativo che c'è a Teramo. È semplicemente una questione di chiarezza politica, con un discorso che è iniziato ma che non è ancora arrivato a compimento. L'esperienza di Teramo è un'esperienza che deve essere ripetuta, ribaltata, replicata come modello di riferimento a livello regionale. Il modello laboratorio Teramo, come è stato definito, è un punto di riferimento. La figura di Giovanni Cavallari è una figura forte, una figura che si candida con una lista, che è la lista civica del presidente, che è nata a Teramo. Non dimentichiamo che Abruzzo Insieme oggi si presenta per la prima volta con il simbolo ufficiale, ed è una proposta che è nata proprio nella nostra città nel luglio del 2023. E quindi è l'esperienza civica che, insieme a tutte le forze politiche della coalizione di Luciano D'Amico, si propone con una coalizione larga, come abbiamo fatto a Teramo, per vincere la tornata elettorale e governare bene la nostra regione.